Ciao a tutti e ben ritrovati alle storie degli odontotecnici italiani. Quest'oggi, per le storie di Antro, abbiamo Domi Oliveiro. Buongiorno Domi. Buongiorno, ciao Michele, ciao a tutti. Grazie innanzitutto per aver accettato di partecipare a questa nostra chiacchierata informale. Noi stiamo andando un pochettino in giro per l'Italia. Quindi Domi, a te chiedo, dove sei tu come territorialmente? Allora, intanto sono io a ringraziare te e Antro per l'opportunità che mi state dando e che state dando a tutti gli odontotecnici. Credo che questa sia un'ottima iniziativa. Io nulla, sono calabrese, ho 22 anni e sono originario di un paesino in provincia di Reggio Calabria, ma ho il mio laboratorio a Reggio, appunto. Bene, quest'oggi allora siamo proprio a sud, nella parte più sud dell'Italia ferma. Quindi sei a Reggio Calabria, già hai detto 22 anni. Beh, complimenti perché quest'oggi e anche nelle altre interviste abbiamo avuto dei giovanissimi. Per cui ti faccio i complimenti per la tua intraprendenza e per aver iniziato questa professione da titolare. Mi dici un pochettino come svolgi il tuo lavoro, come è ubicato il tuo laboratorio, di cosa ti interessi in modo particolare? Ok, allora io mi occupo di ortodonzia invisibile. Diciamo che il mio laboratorio io non sono da sola, ho altri due soci, due ragazzi che sono un po' più grandi di me. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme e l'abbiamo fatto 2 anni fa. Abbiamo deciso di realizzare un progetto nuovo, se vogliamo, di laboratorio, una realtà totalmente improntata sul digitale e sull'innovativo. Ci occupiamo di digitale, ognuno di noi si occupa di qualcosa nello specifico. Io personalmente mi occupo di ortodonzia invisibile, quindi di allenatori. Ho creato un brand di mascherine invisibili, appunto, che si chiama Agua. E giornalmente gestisco appunto questo ramo dell'odontotecnica. Perfetto, Domi. Il termine AWA che hai coniato per il tuo brand di mascherine invisibili, nello specifico, cosa significa? AWA in spagnolo significa acqua e richiama la trasparenza, la leggerezza degli allenatori. Quindi hai voluto dare questo nome, che poi non è un acronimo, ma hai fatto un parallelo tra l'acqua, quindi con la trasparenza dell'acqua abbinato alle mascherine. Complimenti, è una bella idea, mi piace. Grazie. Ti volevo chiedere, Domi, perché hai puntato o perché o cosa ti ha fatto sì che tu ti specializzasti in questo settore, nonostante la tua giovanissima età? Allora, diciamo che è nata da un'idea.
Credo che oggi il mercato dell'ortodonzia stia crescendo notevolmente e credo che lo stia facendo soprattutto grazie all'avvento e all'introduzione di queste metodiche estetiche, che danno la possibilità a chiunque di poter raggiungere magari un risultato ottimale per il proprio sorriso. Io sono giovane, come dicevi tu, appunto, e ho deciso di restare al sud. Ho deciso di investire, nonostante di investire in Calabria, di investire nella mia città, nella mia regione, nonostante le oggettive mancanze, magari le mille difficoltà, ho deciso però di restare e ho deciso di intraprendere questa carriera perché credo che ci siano veramente poche aziende produttrici di questi allineatori qui in Calabria. Beh, certo, questo ti fa molto onore, fa onore a te e tutti quei giovani come te che hanno investito sulla propria persona, sfidando comunque una realtà che a volte potrebbe sembrare ostica, ma conosciamo di belle realtà in giro per l'Italia. Forse nel mezzogiorno d'Italia abbiamo, perché anche io sono un pochettino più a nord di te, però bene o male. Abbiamo vissuto, o meglio, conviviamo con questi aspetti che sembrerebbero per alcuni insormontabili, mentre invece la testardaggine, la caparbietà di giovani, in modo particolare, una sorta di sfida, la tua insieme a quella di tanti altri nel realizzare un qualche cosa che potrebbe sembrare un azzardo. Beh sì, ma oggi ormai io credo che l'odontotecnico ormai non sia più la figura dell'artigiano tradizionale. Credo che oggi ormai l'odontotecnico sia un imprenditore a tutti gli effetti. Credo che i laboratori oggi investano tanto su se stessi e sull'innovativo, sui propri laboratori. Quindi credo che comunque il digitale stia aiutando e sia soprattutto sia il futuro. Credo che bisogna anche conservare quelle che sono le nozioni fondamentali, perché non credo che ci si possa approcciare al digitale nel modo corretto se non si hanno le vere nozioni teoriche, se vogliamo, le nozioni di base, Certo, quelle che. certo, certo. Cioè, un buon odontotecnico lo deve essere prima in analogico, perché ovviamente la macchina che è a supporto funziona se tu dai i comandi, ma non è che schiacciando il tasto Enter il problema si risolve completamente. Assolutamente no. Ci rapportiamo con delle macchine, non sono dotate di un cervello e di un'intelligenza umana, quindi siamo comunque noi a dare vita a queste macchine. Bene, Domi, dicevi che sono circa 2 anni che hai aperto questa tua impresa, oppure, come soventemente mi viene da dire, visto che parliamo sempre di piccole realtà, una microimpresa. Esatto, sì. Io ho iniziato a 20 anni, 2 anni fa. Abbiamo deciso, io insieme ad altri due ragazzi, sono un po' più grandi di me, abbiamo deciso di dare vita a questa nuova realtà. Abbiamo improntato tutto sul digitale, quindi sulle tecnologie CAD/CAM, su stampanti 3D, fresatori. Io mi sono specializzata nell'ortodonzia invisibile, ho fatto, ho studiato, ho fatto dei, mi sono spostata, sono stata da Agrigento e ad oggi cerchiamo di fare la differenza nel nostro piccolo. Domi, se posso chiedere, in quale istituto hai frequentato? Io ho frequentato l'Istituto Nuova Europa a Reggio Calabria, anche se io sono di un paesino a 30 minuti, sono un paesino in provincia di Reggio Calabria, quindi io ho sempre viaggiato, mi spostavo, prendevo l'autobus la mattina alle 6, mi facevo le mie ore di scuola, poi il pomeriggio andavo al laboratorio, uscivo alle 6 e poi me ne tornavo nel mio paesello. Di nuovo a casa per studiare e completare quello che ancora avevi da fare. Quindi, come dire, un percorso che rasenta la normalità,
per tutti gli alunni degli studi odontotecnici, quindi di mattina negli orari scolastici seguono le lezioni e poi chi ha la fortuna di poter già andare, nonostante sia ancora un alunno, a frequentare qualche laboratorio dove poter apprendere e capire più o meno, come dire, io quando finirò questo mio percorso di studio in istituto, che cosa farò? Mi sembra che tu avessi già le idee belle chiare. Guarda, sì, credo proprio di sì, io ho cercato di mettercela tutta, io quando mi prefisso un obiettivo cerco di raggiungerlo e penso che poi alla fine la determinazione paghi sempre poi nella vita, quindi io credo che basta impegnarsi un pochino. Sì. Come tutte le cose che si fanno nella vita, bisogna impegnarsi, ma soprattutto avere passione, dedizione e avere un gran cuore nelle cose in cui si crede. Esatto, sì, assolutamente, questo è fondamentale. Credo sia alla base di tutto. Senti, Domi, una cosa che ti volevo chiedere. Noi tutti, il paese, ma insomma a livello globale, abbiamo vissuto, stiamo ancora vivendo un problema che purtroppo speriamo passi velocemente, ma dobbiamo fare molta attenzione. Mi riferisco all'emergenza Covid. Ti volevo chiedere, durante il lockdown, com'è stato quel periodo? Il laboratorio, come tutti quanti sappiamo, un pochettino a tutti è capitato di dover chiudere quasi obbligatoriamente le nostre imprese, poiché gli studi clinici ai quali noi facciamo riferimento erano aperti solo per le emergenze. Quel periodo, com'è stato? Come l'hai vissuto? Come sei improntato? Cosa hai pensato? Soprattutto con i tuoi occhi, gli occhi di una ragazza di 22 anni, che a un certo punto si vede chiusa, bloccata, è come se in un certo senso fosse stata limitata pesantemente nella libertà e personale, ma soprattutto quella professionale. Beh, guarda, credo come tutti che sia stato un periodo veramente drammatico, credo che ancora non sia superato, insomma, questo periodo di crisi a livello. Credo però che noi ci siamo fermati, sì, come tutti gli altri laboratori, perché, come sai, insomma, gli studi erano chiusi, quindi anche noi abbiamo dovuto rispettare le regole. Diciamo che non ci siamo fermati totalmente perché avendo un laboratorio dotato di stampante 3D abbiamo cercato di, ci siamo dati da fare, abbiamo stampato le valvole, le famose valvole per le maschere da sub. Sì. Cercato di contribuire nel nostro piccolo a questa emergenza. Credo che sia stato veramente dura, credo che però io ne ho approfittato per dare sfogo a tutte le mie idee, a tutte le mie passioni e così via. Beh, questo vi fa molto onore. Sì, ho visto anche io diversi laboratori, in modo particolare quelli dotati di tecnologia con stampanti 3D, aver prodotto da file queste famose valvole che poi andavano distribuite negli ospedali o nei centri sanitari per l'emergenza. Come vi siete sentiti? Oppure come è partita? Da chi è arrivata? Avete ricevuto una telefonata? Oppure voi vi siete impegnate, avete chiamato qualcuno per dire noi abbiamo questa tecnologia e possiamo fare qualcosa per il bene comune? Come è andata questa cosa, Domi? Diciamo che io mi sono trovata in un gruppo WhatsApp, è stato creato un gruppo vero e proprio di odontotecnici con un odontoiatra, con degli specialisti nel settore, insomma, nel digitale. Sono stati creati questi file 3D. E noi abbiamo poi provveduto a stampare. Diciamo che questi dispositivi non erano indirizzati agli ospedali, erano indirizzati alla protezione civile,
per far fronte a tutti gli operatori sanitari, tutte le persone, insomma, che si trovano coinvolte in questa emergenza. È stato, devo dire, è stata un'esperienza positiva, se vogliamo, nel senso che Ha sfornato, esatto, sicuramente sì, ha sfornato. E esatto. poi, come dire, quando si fanno delle cose per il bene comune, credo che sia un qualche cosa che gratifichi la persona nel voler fare. Ovviamente, nel caso specifico, voi non potevate fare direttamente, però avete comunque contribuito agli operatori sanitari, alla protezione civile, alle varie persone che erano in campo per questa emergenza, alle quali va sempre il nostro ringraziamento per ciò che hanno fatto e per ciò che stanno continuando a fare. Esatto, sì. Questo. Beh, quindi questa anche, come dire, la tecnologia, ancora una volta, non vorrei usare un termine troppo, potrebbe risultare blasfemo, salva la vita, assolutamente no, però ha contribuito in maniera favorevole e determinante in questo periodo. Esatto, ormai la tecnologia fa parte della nostra vita e credo che sia uno strumento del tutto utile sotto tutti i punti di vista. Sì, è uno strumento che va comunque ad implementare quelle che sono, come dire, nella nostra faretra, le nostre frecce al nostro arco, quindi abbiamo delle possibilità in più. E come spesso dico, dovendomi a volte confrontare con un settore giovanile, l'essere digitalizzati aiuta tantissimo. Per chi viene da un'esperienza non proprio digitale, ha qualche leggera carenza, però per tutti i ragazzi che comunque sono in scia, il discorso del digitale è anche abbastanza semplice, semplice tra virgolette, ovviamente, come approccio. Sì, Quindi, perdonami, sicuramente. la domanda che ti voglio fare, nel momento in cui tu, da quando hai iniziato la scuola fino a quando poi hai aperto il laboratorio e stai continuando, come hai visto l'evolversi della nostra professione? Perché credo che a scuola, quando tu frequentavi l'istituto scolastico, non era ancora, forse se ne sentiva parlare di stampa 3D o di digitalizzazione, addirittura forse c'erano alcune case produttrici che facevano allineatori, forse, però insomma vado un pochettino a ritroso con la memoria. Tu come l'hai vissuto? Che cosa è cambiato da quando tu andavi a scuola fino ad oggi? Beh sì, sicuramente come dici tu Michele, da quando io andavo a scuola se ne sentiva parlare poco, c'era quasi un timore, l'approccio al digitale era quasi era difficile. Andare ad approcciarsi ad una tecnologia così ampia. C'era forse paura, credo. Tra i banchi di scuola se ne parlava poco. Io poi ho avuto la fortuna di frequentare un laboratorio che si è evoluto nel tempo. Io sono nata, tra virgolette, con le fusioni a cannello. Poi però col tempo questo laboratorio si è evoluto, ha iniziato ad acquistare, ha acquistato un sistema CAD/CAM, un fresatore. Grazie a loro, soprattutto, mi sono interfacciata con questa nuova realtà. Ho cercato di conservare al meglio quelle che potevano essere le nozioni di base, per poterne utilizzare nel modo corretto, perché noi non siamo dei produttori, noi non produciamo in serie, produciamo dei dispositivi medici su misura. E credo che sia fondamentale andare a conoscere quella che è la morfologia, quelle che sono tutte le nozioni. Per quanto riguarda l'ortodonzia invisibile, posso dirti che questa non credo che sia una metodica nuova, perché in fondo si parla già di allineatori ortodontici già dalla metà del Novecento, però ancora oggi, soprattutto in Calabria, c'è questa forma di chiusura da un certo punto di vista, anche se ormai oggi questi allineatori hanno preso piede, credo che sia una metodica del tutto che funziona e del tutto efficiente. Quindi diciamo che
Col tempo si è affermata tantissimo questa metodica e credo che sia valida. Beh, certo, come tu accennavi, ogni cambiamento desta sempre preoccupazione se visto con degli occhi, come dire, di chi ha cognizioni piuttosto retrò. Ma oggi sappiamo che l'estetica la fa un pochettino da padrona, sta diventando predominante. Sì, L'età assolutamente. media dei pazienti fortunatamente è aumentata, quindi non solo per quanto riguarda il settore ortodontico, ma per tutto il settore della protesica in generale abbiamo avuto e anche ascoltando gli altri colleghi che hanno rilasciato questa loro bella chiacchierata. Facevano proprio menzione di questa, la ricerca dell'estetica da parte delle persone che chiedono proprio delle protesi, dei manufatti personalizzati. Possiamo dire che sono delle cose di tipo sartoriale, proprio nonostante ci sia l'ausilio delle macchine, ma la nostra artigianalità, la nostra manualità non manca nel dare quel tocco di classe, e se vogliamo, è ciò che contraddistingue il nostro essere italiani. Esatto, sì. Ormai anche il paziente stesso credo che sia un paziente diverso da quello di molti anni fa. Una volta, credo che, una volta l'appuntamento dal dentista era, credo, un appuntamento fisso al bisogno. Oggi ormai c'è una nuova concezione dell'odontoiatria, quella di prevenzione, di, insomma, c'è la continua ricerca dell'estetica da parte del paziente, che è un paziente informato, grazie anche e soprattutto alla tecnologia, appunto. Quindi credo che i laboratori stiano assolutamente raggiungendo dei livelli altissimi, i laboratori così come gli studi odontoiatrici. Quindi Sì, certo. Tra l'altro, e lo chiedo a te espressamente, faccio un attimino un excursus, io ho qualche anno più di te e ricordo che da piccolino non ho voluto ascoltare i miei genitori nel mettere l'apparecchio ortodontico perché avevo soggezione che a scuola quei pochi amici di classe che portavano l'apparecchio venivano tra virgolette derisi. Ok? Mentre invece oggi mi sembra che tutta questa cosa sia stata completamente abbandonata e sdoganata, fortunatamente. Per cui vedo, qui mi darai tu conferma, anche dei pazienti che non sono proprio di bambini, quindi in età adolescente, ma vedo anche persone di una certa età. Magari qualche anno in meno dei miei, oppure comunque in linea dei miei coetanei, ecco, che non hanno nessuna remora ad approcciarsi ad un trattamento ortodontico. No, ma infatti, come ti dicevo prima, la richiesta di trattamenti ortodontici è cresciuta soprattutto grazie all'introduzione di queste metodiche estetiche. Un paziente che non. Il paziente ormai ha bisogno di avere dei canoni estetici e di mantenerli durante anche il corso del trattamento. Per cui è un paziente che ha bisogno di non sentirsi a disagio. Ma vuole comunque raggiungere un obiettivo ideale, per cui ormai, grazie soprattutto agli allineatori, come anche comunque ad altre metodiche, non solo di ortodontiche, ma anche protesiche, ormai credo che sì, si sia un po' avviata questa. Questa fase di cambiamento. Sì, esatto. No, anche perché poi io non mi occupo nello specifico di ortodonzia, però seguo con molta attenzione l'evolversi di questa branca e chiaramente mi capita anche di parlare con alcuni pazienti o con degli amici che hanno fatto trattamenti ortodontici, i quali, data l'esiguità degli spessori, il minimamente invasivo, rende il tutto più fruibile, più congruo e anche ben accettato dall'utilizzatore finale, che poi rimane sempre il paziente. Sì, è alla portata di tutti ormai. È un dispositivo comodo, invisibile, è poco invasivo,
Quindi comunque diciamo che secondo me è un'ottima metodica che riesce a soddisfare le esigenze, riesce ad abbracciare le esigenze di un mercato un po' più ampio rispetto a quelle che sono le tecniche tradizionali che tutt'oggi comunque vengono adottate e non bisogna fare un errore, non bisogna pensare che l'ortodonzia invisibile sia la soluzione a tutto, sicuramente non lo è, però secondo me credo che riesca ad abbracciare un buon numero di esigenze, insomma. Beh, certamente poi, tra le altre cose, essendo tu una ragazza giovanissima, quale migliore brand oppure proprio tu che dai indicazioni per quanto riguarda l'ortodonzia invisibile, quindi gli allineatori, ovviamente spingi un pochettino in più, hai quella forza di doverti approcciare a dei tuoi coetanei, perché è vero che c'è una fascia di persone che ha superato una certa età e che comunque fa trattamenti ortodontici, ma credo che ormai una bella parte dei giovanissimi segua questa metodica per poter avere un allineamento. Quindi la stessa cosa un pochettino a volte sento di chi vuole fare un trattamento di sbiancamento. Quindi la cosmesi, tra virgolette, abbinata all'odontoiatria sta avendo dei buoni risultati. Da quello che vedo e da alcuni riferimenti dati da grafici di natura anche commerciale, vedo che questo mercato è in continua ascesa. Perfetto, Domi. Nell'organizzazione del laboratorio ti volevo chiedere come avviene il flusso lavorativo. Ti arrivano impronte analogiche, in parte analogiche, in parte digitali? Se mi puoi dire ovviamente in che percentuale, ma giusto per far sì che i nostri amici che ci stanno seguendo possano avere anche qualche dettaglio supplementare da questo tipo di lavorazione. Sì, allora, diciamo che la percentuale ancora di impronte ottiche è bassina, nel senso che mi arriva il 30-40% di impronte ottiche rispetto alle impronte analogico. Noi in ogni caso procediamo sempre con la scansione dei modelli, nel caso in cui avessimo delle impronte in alginato o comunque, o meglio, delle impronte in analogico. Andiamo quindi a scansionare, quindi creiamo comunque un modello in 3D e andiamo a, diciamo, a progettare quello che potrebbe essere l'ipotesi di trattamento e facciamo tutto in digitale. Andiamo a proporre dei video con il decorso, insomma, in cui andiamo a illustrare quello che potrebbe essere il risultato finale al nostro clinico. Sarà lui poi, insomma, a proporlo al paziente, sarà il paziente ad accettare o meno l'ipotesi proposta. Quindi nella fase di realizzazione, nello studio dei modelli e del caso, proponete una previsualizzazione iniziale di quello che è l'inizio e di quello che è poi il decorso, perché immagino che ci voglia un po' di tempo in funzione ovviamente del caso. Sì, assolutamente. Andiamo a progettare, quindi andiamo a verificare quale potrebbe essere se intanto c'è una fattibilità successiva a quella già seguita dal clinico, andiamo a proporre un piano di trattamento che comunque proponiamo in maniera digitale, perché crediamo che sia fondamentale andare a far visionare al paziente stesso quello che potrebbe essere il risultato finale. Credo che sia un ottimo mezzo di comunicazione. Penso che sia comunque fondamentale far presente al paziente quello che sarà il caso, insomma, finale, dall'inizio fino alla fine. Bene, una cosa, nel nostro dialogo, e quindi sentivo la tua passione che metti nel proporre, e come dire, sei molto propositiva. Una cosa ti volevo chiedere, ma tu, con il tuo sorriso, che chiaramente è luccicante, hai usato i tuoi allineatori?
Devo confessarlo, sì, devo confessarlo. Non erano così, sto facendo ancora gli allineatori per perfezionare il mio sorriso. Bene, allora, come dire, sei testimonial di te stessa. Perdonami la domanda, chiedo scusa a te, chiedo scusa a tutti se ho fatto, perché quando sorridi, insomma, è quello che un pochettino tutti abbiamo questa richiesta. Generalmente, quando un paziente si rivolge al clinico e poi uno fa lo studio del caso, vede una bocca un pochettino, tra virgolette, datata anagraficamente e ti senti dire, dice, questo paziente, colore A2, insomma, bianco, senza caratterizzazioni. E allora molte volte ti chiedi, boh, come potrà essere questo paziente? No, no. Quindi praticamente tu sei ancora in work in progress. Esatto, sì, esatto. Perfetto, Domi. Noi ci stiamo avviando un pochettino a quella che è la conclusione della nostra chiacchierata. Ti volevo chiedere, nelle ultime battute, perché tu ti sei avvicinata ad Antlo? Come ti sei avvicinato ad Antlo? Come hai conosciuto Antlo? Beh, io sono cresciuta grazie ad Antlo. Ho frequentato sin dai tempi della scuola, frequentavo i corsi organizzati dall'associazione e mi affascinava questa realtà. Devo spezzare una lancia a favore dell'Antlo Calabria, che è una realtà veramente positiva. Ho conosciuto delle persone che credono realmente in questa associazione, così come tutte le altre organizzazioni regionali. Per me Antro è assolutamente sintomo di positività e sintomo di crescita, più che altro. Indubbiamente avere questa forma di aggregazione, quindi approcciarsi ad un'associazione come Antlo, ha avuto un effetto benefico anche sulla tua formazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho sempre seguito poi tutti gli eventi, sono un pochino la mascotte del gruppo. Bene, allora io mi auguro e spero, ma penso che in questo momento stiano facendo un pochettino tutti quanti il tifo nei vari territoriali italiani di Antlo, di averti come mascotte ai congressi nel momento in cui sarà di nuovo possibile, superata questa emergenza, di poterci trovare tutti quanti. Avere una ragazza quest'oggi è un grosso piacere. Oltremodo è un qualche cosa di insolito. È una cosa che ti voglio chiedere, Domi, prima di salutarci. Quante ragazze, insomma, indipendentemente dall'età, fanno l'odontotecnico? Che io sappia poche, Sdoganare molto poche. questa professione che sembrerebbe a marcia prevalentemente maschile, però. Esatto. Però credo che le donne abbiano comunque una marcia in più. Su questo sono perfettamente concorde ed allineato con te. Le donne hanno una marcia in più e hanno più volontà, più determinazione di noi maschietti. Questo me lo perdoneranno, ma credo che siamo tutti quanti d'accordo, anche se abbiamo difficoltà ad ammetterlo pubblicamente. Esatto. Perfetto, Domi. Allora, io voglio ringraziarti per questa piacevole chiacchierata che abbiamo fatto. Mi auguro e spero di poterci vedere quanto prima in giro per l'Italia in qualche sede congressuale. Bene, lascio a te per i saluti e poi dopo salutiamo i nostri amici da casa. Sono io che devo ringraziarti Michele nuovamente, ringrazio te, ringrazio la Antlo in generale e ringrazio Antlo Calabria soprattutto per l'opportunità che mi è stata data. Nulla, solo questo. Volevo solo ringraziare, volevo anche scusarmi perché io non sono molto brava con queste cose, però è stato veramente piacevole.
Allora, non devi scusarti, anzi, credo che chi abbia visto questa diretta può solo capire che ciò che abbiamo fatto, ciò che ci siamo detti è un qualche cosa di vero e non di artefatto, perché la rubrica, io chiamo rubrica a volte, ma insomma mi perdoneranno ancora da casa, ma questa nostra chiacchierata è un colloquio prettamente amichevole tra chi vuole raccontare una propria storia e tu, Domi, avevi una bella storia da raccontare. Io invito anche gli altri, se hanno storie da raccontare, a segnalarle, perché Antlo, nella fattispecie, non ha nessuna difficoltà a fare quattro chiacchiere e quindi a far sentire una realtà che molte volte stenta ad emergere. Ma grazie a queste nostre chiacchierate di poco più di 30 minuti riusciamo a far capire per quanto possibile le storie e la realtà degli odontotecnici italiani. Per cui io, Domi, ti ringrazio per essere stata con noi, ringrazio Antlo in generale, tutte le componenti, faccio un grosso in bocca al lupo al neoformato consiglio direttivo Antlo Calabria e speriamo di vederci quanto prima. Grazie mille. Saluti a tutti. Ricordo di nuovo quest'oggi alle storie degli italiani che si raccontano, Domi Oliverio da Reggio Calabria. Ciao.